Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. Passato bene il Natale? Spero di sì. Oggi parliamo del rilancio di Deadpool. E che dire, Deadpool fa schifo. Ciao! No, no, ok, sto scherzando. Cioè, non sul fatto che Deadpool faccia schifo, Deadpool fa oggettivamente schifo, lo sappiamo tutti. Ma comunque vi parlerò del fumetto. Quindi, Deadpool, rilancio. Dal numero 120 della vecchia testata, Deadpool ricomincia da 1. E quindi vediamo di fare un brevissimo riassunto delle noiose e inutili avventure precedenti di Deadpool. Bene, conosciamo tutti Deadpool, mercenario, quasi immortale e fisicamente brutto da fare schifo. Alla fine dell'evento Secret Wars, pare che in qualche modo abbia salvato il mondo e quindi lo ritroviamo ricchissimo, amatissimo, parte dei Vendicatori e addirittura a finanziarli grazie al suo merchandise. La cosa dura parecchi numeri fino a quando arriva l'evento Impero Segreto, quando Capitan America Malvagio conquista gli Stati Uniti in nome dell'Hydra. Hail Hydra! Dato che il concetto di moralità di Deadpool è piuttosto labile, segue Capitan Hydra senza grandi problemi e quindi ammazza il povero Phil Coulson, agente dello SHIELD. Questo, una volta che l'evento Secret Empire finisce, trasforma l'amatissimo Deadpool nel disprezzabile Deadpool. Da cui il titolo della testata fino a questo numero. A quel punto tutti odiano Deadpool, tutti lo inseguono, è un criminale. Come uscire da questa situazione e riportarlo alla normalità? Un reset della continuity? Una retcon? No, abbiamo trovato un modo molto più semplice. Deadpool, alla fine dell'ultimo ciclo, decide di cancellarsi la memoria completamente. Diventa per un po' una sorta di vegetale, viene dichiarato incapace di intendere e di volere e viene messo in manicomio. Ovviamente dopo un po' Deadpool si riprende e ora abbiamo un Deadpool resettato, non si ricorda nulla degli eventi precedenti, e poi iniziare la sua nuova serie e ricominciare a fare normalmente il mercenario. Yeah! Quindi andiamo a parlare della nuova testata di Deadpool. La nuova testata resta quindicinale, ha il solito prezzo nuovo di 3,50€ per 48 pagine e pubblicherà, oltre alla serie regolare, la serie Spider-Man Deadpool che continua e tutti gli eventuali speciali o miniserie che arriveranno. In questo primo numero trova spazio l'intero primo numero della serie originale americana, scritta da Scott Young e disegnata da Nick Klein. Molto belli i disegni, carini anche i testi. Non mi piace molto il solito discorso per cui si sta tendendo a copiare i film, per cui ritroviamo all'interno del fumetto come segretaria di Deadpool testata negasonica mutante che abbiamo visto nei film, tra l'altro con l'aspetto mutuato esattamente dal film. Penso sia il momento degli spoiler. Non è che ci sia moltissimo da spoilerare in realtà in questo primo numero, è più che altro un primo numero di presentazione, cioè una breve storia in cui Deadpool deve uccidere una sorta di super motociclista che prima lo picchia e poi Deadpool lo fa esplodere. Niente di particolarmente originale, però si pongono le basi per la futura storyline quando un certo rigurgitatore appare nello spazio e i Guardiani della Galassia affermano che l'unica arma in grado di fermarlo è in mano al nostro Deadpool, ovviamente. Segue poi una seconda storia in cui vengono rinarrate le origini di Deadpool, o meglio in cui Deadpool rinarra le sue origini utilizzando fondamentalmente le origini di altri fumetti, quindi una sorta di versione di Hulk cinematografico in cui Deadpool per curarsi il cancro si irradia di raggi gamma, poi una sorta di origine di Superman in cui Deadpool è arrivato sulla Terra in un razzo e i genitori adottivi lo hanno reso un mercenario, e poi ancora un'origine alla Batman. Però, tocco di genio, non è lui il bambino a cui vengono uccisi i genitori con tanto di scena delle perle. Deadpool è l'assassino. A leggere questa storia, sul finale, pare che non sia totalmente una storia così tanto per riempire il numero, quanto un inizio di una nuova saga, perché pare che il bambino sia cresciuto e forse quindi qualcosa di vero ci sia. Lo scopriremo probabilmente nei prossimi numeri, che ovviamente comprerò, ma altrettanto probabilmente non leggerò se non fra anni. No dai, io ci provo. Proverò a leggerlo nonostante il mio odio profondo per il personaggio, che non si attenua nonostante sia scritto da un buono scrittore come Scott Young. Quindi alla fine, che dire, ve la consiglio? Sì, il concetto è, vi piace Deadpool, lo avete amato al cinema, è una buona occasione per ricominciarlo da capo. Tenete conto però che dal prossimo numero la serie sarà affiancata da quella da Spider-Man Deadpool, quindi non è un vero e proprio starting point al 100%, anche perché alcuni dei prossimi numeri sono totalmente dedicati a Spider-Man Deadpool. Magari prendete il primo numero, prendete il secondo e fatevi un'idea se riuscite a saltare nella storia. Io penso di sì. Quindi sicuramente un buon rilancio, scritto bene, disegnato anche meglio, io ve lo consiglio. Ciao! Vi ringrazio di aver seguito questo video, continuate a seguire il canale, cliccate sulla campanella, fate tutte quelle robe lì, è festa, sono stanco e non ho voglia di elencarle. Io vi saluto, ciao! Tra l'altro, se continuo a girare così tardi, tra un po' li farò in live questi video, visto che sono già le 23:34. Ciao ciao!